Ora qui siamo al Museo Civico di Paleontologia, compresa la Biblioteca Comunale Piccinno. Sì, abbiamo un unico stabile, abbiamo sia la biblioteca che il museo, un museo abbastanza rinomato un po' in tutta Italia come valore, come proprio con la paleontologia. Il Museo Civico di Paleontologia e Paleotecnologia di Maglie è uno dei più interessanti piccoli musei del territorio non solo salentino ma di tutta la Puglia, perché è stato il museo dedicato alla paleontologia e alla paleotecnologia che è nato per primo in questo territorio. Nel 1960, intorno al gruppo appassionato del gruppo speleologico salentino, vi erano grandi studiosi della preistoria italiana. Parlo di Cardini, parlo di Blanc, di Cremonesi, Radmilli, studiosi che per noi, che poi siamo venuti dopo, sono stati i capostipite di questa materia. È organizzato in quattro sezioni: la sezione geologica, la sezione paleontologica, la sezione preistorico-umana e una bella sezione dedicata all'etnografia, che è stata donata intorno al 2003 da un appassionato di questa grande terra che era Florio Santini. Vi invito tutti quanti a dedicare un'oretta del vostro tempo quando visitate questa bella cittadina, perché veramente ne vale la pena.